Bentornati nella mia libreria. Oggi sono qui per presentarvi un altro Yoshimoto. Oggi sono qui per uno dei romanzi più famosi. Il romanzo in questione è Kitchen. È il romanzo più famoso di Banana Yoshimoto. Questo romanzo è bellissimo, è solo di 150 pagine. Quindi leggibile da tutti, infatti questa compreso io è l'edizione giovani. Però è integrale, insomma, e ha una copertina bellissima, cioè mi ha fatto impazzire come ho visto questa edizione e l'ho preso subito, anche perché c'era la promo 2,10 euro, quindi presi questo e ora non ricordo l'altro titolo, comunque a 5 euro l'ho presi. Kitchen parla di una ragazza fragile. Innanzitutto questa è l'edizione dove c'è Kitchen Plenilunio, Kitchen 2, e poi c'è Moonlight Shadow, che è un racconto che la Yoshimoto portò ai suoi esami personali all'università. Kitchen parla di Mikage, che è una ragazza che rimane sola al mondo perché le muore la nonna e non ha nessuno. Però ha un ragazzo, Yukichi, con cui la nonna era molto molto amica, che in realtà è un coetaneo di Mikage, che fa amicizia comunque con la ragazza, sapendo di questa perdita, l'accoglie in casa insieme a suo padre, Eriko. Il padre in realtà è un travestito, perché gli è morta la moglie, e da quando gli è morta la moglie, nonostante fosse innamoratissimo di sua moglie, quindi del tutto eterosessuale in quel momento, ha sentito il bisogno di essere un transgender dopo, e lavora in un locale dove lui comunque riesce a far fuoriuscire tutta la sua personalità, e quindi a lavorarci anche professionalmente con la sua figura. Eriko è una persona frizzante, simpatica, bella, che ti fa da mamma e da padre insieme, e accoglie Mikage come fosse proprio sua figlia, come Yukichi. Yukichi adora il padre e madre e quindi non ha nessun problema, ma nessunissimo, sul fatto che il padre è un transgender. Ed è una cosa che è bellissima, perché innanzitutto questo romanzo è vecchio, non è pubblicato adesso, è del 91 mi sa questo, cioè perlomeno in Italia è stato pubblicato nel 91, e già questa tematica transgender, che non per forza ha una omo-eterosessualità, e in più metterla in un libro di narrativa anche per ragazzi, cioè è una bellissima svolta, insomma, per la società in cui viviamo. Anche oggi ci sono dei pregiudizi, e invece questo ti mette questa figura talmente in modo naturale che è Eriko, punto, ed è stupenda. Tra Mikage e Yukichi nasce un'amicizia profondissima, e nonostante i due continuino la propria vita pari passo, comunque sono sempre legati. Si chiama Kitchen questo romanzo perché Mikage è legata alle cucine. Infatti la prima cosa che fa entrando in casa di Yukichi ed Eriko è andare in cucina, stendersi lì e voler dormire in quella cucina. Piano piano i tre si amalgamano l'uno all'altro, e i due ragazzi iniziano ad avere sempre più bisogno l'uno dell'altra, nonostante, vi ripeto, ognuno fa la propria vita. E ci sono dei momenti davvero teneri tra i due che a me ha fatto davvero emozionare tantissimo. Poi, come in ogni romanzo asiatico, si affronta la morte, si affronta l'amore, si affronta l'amicizia, si affronta il bisogno dell'altro, la solitudine, il fatto di dover sfogare tutto il dolore che si ha dentro, il fatto della rinascita, tutte tematiche che in ogni romanzo asiatico viene affrontato in un modo unico, perché la cultura asiatica è l'unica cultura capace di accettare tematiche pesanti senza demonizzarle, ricordiamocelo. Questo è davvero davvero un bel romanzo. Avrei evitato l'ultimissima parte perché è una cosa che mi fa davvero male,
Però andiamo avanti. Io ve lo consiglio, leggetelo perché è davvero bello e la maestra Yoshimoto mi sta piacendo tantissimo. Continuerò sicuramente la lettura dei suoi romanzi. Voi quali avete letto di questi della Yoshimoto? Io finora tre, se ricordo bene. Vi ricordo che se volete seguirmi trovate tutto sotto nell'info box, come già sapete. Il Grimorio di Autumn, o se chiami Gurumi, è la libreria di Gemma, il canale dove parliamo di libri, esoterismo e sferruzzamenti all'uncinetto. E magari anche di qualche altra tematica. Vi aspetto per il prossimo video, sempre qui nella mia libreria. Noi ci vediamo alla prossima e grazie per essere stati con me qui.